Salve web spettatori di Nano TV, con noi Angelo Di Lorenzo, domenica 22 maggio. Un commento su questo ballottaggio, Enzo Brasiello con il centrosinistra ha raggiunto il ballottaggio. In genere il commento lo si fa dopo che dei risultati sono venuti fuori. Noi questa analisi l'abbiamo fatto sin dal primo momento. Abbiamo stabilito che i nostri sforzi devono essere concentrati soprattutto nella seconda e non nella prima parte, perché già prevedevamo quei 3-4 punti, 2-3 punti rispetto a Maïs. Noi abbiamo raggiunto il primo nostro obiettivo, adesso stiamo cercando e cercheremo in tutti i modi, e la città è con noi, di raggiungere il secondo obiettivo. Io sono convinto che Brasile in modo plebiscitario raggiungerà gli obiettivi, perché i due soggetti si notano e si notano le divergenze tra l'uno e l'altro. Io sono convinto che Brasiello, che ha grande qualità ed esprime una mentalità diversa, un modo del progresso, che Brasiello riesca a sfondare. L'opposizione alla vostra coalizione porta in campo una questione. Quella che di Angelo Di Lorenzo, si scrive Enzo Brasiello ma si legge Angelo Di Lorenzo. Angelo sta facendo il pensionato, Angelo fa il giudice tributario, Angelo non dedica alla politica perché l'ha già dedicato i suoi 15 anni. La sua presenza forte in questa campagna elettorale? Ma perché io sono presente solo per un motivo, perché sono presente per coloro i quali esprimono il progresso, per coloro i quali esprimono il miglioramento della società come la strada ottimale per arrivare a degli obiettivi attraverso i quali, perché sono di Grumone e voglio che Grumo migliori la sua qualità di vita. Questo è il mio obiettivo. Il suo appello ai cittadini grumesi per il voto di domenica? Di votare e di far votare, di votare e di far votare Enzo Brasiello. Benissimo. Gli aspetti poi sono secondari, sono marginali tutti gli altri aspetti. Enzo Brasiello rappresenta l'unità non solo del centro-sinistra, ma delle persone per bene, dei cittadini quali vogliono il bene di questa comunità. Grazie, vi aspettiamo su napolinord.it e boxnews.it. Grazie.